Mulino Belciu contro sconfitta a tavolino, si gioca sul campo del seminario, penultima giornata, vamos a Madrid, categoria Serie A2, Mulino tranquillo, è già qualificato matematicamente alla sconfitta a tavolino dopo il successo ottenuto a danno delle riserve, basta un punto per accedere alla fase finale, padroni di casa subito sorpresi dal gran gol di Cardia, al minuto il numero 7, quindi... Il cost to cost di patron Christian Frau perde Dori, tutto facile, a porta vuota 2-0, sconfitta a tavolino, non è ancora finita, la formazione ospite questa sera è scatenata, al minuto numero 20 arriva anche il terzo gol, a realizzarlo sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla destra da Deiola e Cadoni. 3-0 dunque al termine del primo tempo in favore della sconfitta a tavolino. Con le immagini realizzate dal nostro Andrea possiamo ora andare a vedere quello che succede nel corso della ripresa. Cardia ha fame di gol, ha fame anche di Eurogol, a quanto pare non è il primo realizzato dal Bomber che mette a segno la doppietta personale subito dopo ancora lui. 5-0 per la sconfitta a tavolino, il Mulino reagisce, viene fuori l'orgoglio della formazione padrona di casa, avete visto il gol di Sirigu, quindi ancora Cardia, 6-1 per la compagine ospite, pensate per il centravanti, si tratta del quarto gol in questa serata. Da quest'altra parte Emanuele Nenna, prodezza del talento di casa, calcio Pirri, la risposta della sconfitta a tavolino, anzi la doppia risposta della sconfitta a tavolino, segno prima Dedoni, quindi Deiola, compagine ospite che trova ampissimi spazi nella difesa della squadra in maglia blu. Dopo il palo sfortunatissimo colpito da Nenna arriva prima il nono gol della sconfitta a tavolino, quindi il decimo realizzato da patron Christian Frau, lo state osservando in questo momento. Finisce così al campo seminario arcivescovile di Cagliari, Mulino Belciu 2, sconfitta a tavolino 10. La compagine mediocampidanese può far festa in quanto è matematicamente da questa sera qualificata per la fase finale.